La ringrazio, Presidente. Io sarò molto rapida perché tante cose su questa delibera sono in realtà già state dette. La delibera è passata in commissione, credo, a giugno, poi non abbiamo avuto modo di portarla prima, in aula, quindi era già da un po' di tempo che di fatto la proposta era stata passata in giunta. Dico che allora, sicuramente questi tre edifici fanno parte di un progetto più ampio, come è stato detto. Infatti, in commissione venne anche il responsabile per la sicurezza, il dottor Cardigli, che poi ha mandato su richiesta della commissione a tutti i consiglieri il piano, diciamo, generale, e dando anche, diciamo, in tempi rapidi un feedback sulle attività in corso che riguardano anche altri edifici, soprattutto edifici, ex edifici scolastici. Infatti, a breve dovrà passare in commissione un'altra delibera che riguarda un altro istituto scolastico, su cui c'erano dei problemi più complicati, diciamo così, da risolvere, perché lo stesso istituto era stato realizzato anni e anni fa su terreni non ancora espropriati e quindi non ancora in carico all'amministrazione. Quindi, per rispondere anche a chi dice che ci si è messo del tempo, è perché a volte, come spesso scopriamo, non tutto quello che è a patrimonio del comune è stato poi realizzato con un iter ordinato. E quindi quando poi si devono fare operazioni di questo genere che prevedono varianti al piano regolatore, cambi di destinazione d'uso, anche affidamenti ad altre istituzioni, ovviamente si cerca di mettere tutto il pregresso anche a posto da un punto di vista amministrativo. Quindi era per dire che il lavoro su questo patto per la sicurezza lavora, cioè continua, e vedremo quindi arrivare anche altre delibere di questo genere. E, oltre che tutti siamo stati, insomma, unanimi nell'esprimere parere favorevole sulla delibera, sia perché appunto si portano sul territorio presidi per la sicurezza che sono sicuramente utili, ma io ritengo anche perché nell'ottica un po' di una rigenerazione, nessuno di noi vuole vedere all'interno di quartieri edifici di fatto abbandonati. L'amministrazione fa già molta fatica a mantenere, diciamo, gli edifici scolastici che sono in funzione, mettendo in campo notevoli investimenti, per cui va da sé che gli immobili inutilizzati rischino poi di cadere di fatto in un abbandono, in un degrado, e quindi ben venga che ci sia un'azione da parte dell'amministrazione di poterli invece mettere a servizio della cittadinanza, prevedendo anche destinazioni d'uso più affini, diciamo, e più vicine alle esigenze attuali, perché come diceva anche il consigliere Bugarini che mi ha preceduto, sicuramente la città non è immobile, la città cambia e negli ultimi anni c'è stata sicuramente un'espansione soprattutto verso i territori più periferici, anche a causa di un aumento dei prezzi di mercato. Abbiamo anche assistito allo spostamento delle persone più giovani, delle famiglie, magari con figli piccoli, nelle zone periferiche dove era possibile acquistare casa a prezzi inferiori. E quindi va da sé che alcuni territori si siano un po' spopolati e siano ormai abitati da una fascia di popolazione con un'età abbastanza avanzata. Questo ha fatto sì che delle scuole, quindi degli edifici anche di una certa consistenza, perdessero la loro utilità. Quindi, sotto tanti aspetti, noi abbiamo accolto positivamente questa delibera che ci è stata proposta dalla Giunta. E per chiudere il mio intervento, non so se la consigliera Grancio, ovviamente immagino abbia già
presentato l'ordine del giorno, io lo dico qui durante l'intervento, magari poi lo scrivo anche nella chat, vorrei firmare e sottoscrivere, come avevo già anticipato durante la commissione urbanistica, la richiesta di intitolare la scuola al bidello che ha perso la vita. Grazie.